ogni regione ha la possibilità di costruire il proprio futuro. Non c'è un determinismo, non c'è una fatalità. Il futuro si costruisce con una capacità di leadership da parte della società civile, della comunità locale, che insieme può trasformare. Noi abbiamo visto come delle situazioni disastrose, pensate a Medellin in Colombia, la città di Pablo Escobar, del re della droga, che era la capitale mondiale negli assassini di persone, che in 10 anni è stata trasformata radicalmente in una delle città leader al mondo nell'innovazione e nel miglioramento della qualità della vita. Questo perché? Perché c'è stata una presa di coscienza da parte della cittadinanza e che è riuscita a esprimere una leadership intelligente e competente. Quindi con una leadership locale, intelligente e competente, si può costruire, si può trasformare una situazione negativa in positiva e si può costruire un futuro in cui la qualità della vita dei cittadini e delle imprese migliorino significativamente. Ma credo che Udine, come tutte le città italiane, debba offrire il migliore ambiente possibile per l'industria privata, perché si sviluppi, per dare occupazione e investimenti. Credo che non servano dei piani molto complicate di sviluppo, bisogna rendere la burocrazia il più efficiente possibile, ridurre il peso fiscale il più possibile e ridurre i costi di fare business il più possibile, quindi aprirsi all'innovazione e agli investimenti privati più che piani complicati di sviluppo.